Un giacimento di 14.000 ettari di energia nel cuore dell'Abruzzo, la nuova frontiera realizzabile in Abruzzo e non solo come al nord per il riscaldamento dei piccoli paesi delle aree interne. Un'opportunità che potrebbe arrivare con le biomasse, cioè usando per il riscaldamento alberi e foglie, vista la massiccia presenza di boschi in Abruzzo. Un progetto fatto sull'Abruzzo da molte amministrazioni separate dell'Aquila e Teramo, ma ripetibile ed esportabile nelle vicine regioni come Marche e Umbria, quelle del cratere del sisma del Centro Italia, per affinità geografiche, paesaggistiche e di risorse. A proporlo è l'associazione Itabia, Italian Biomasse Association, che promuove come finalità la ricerca e lo sviluppo nel settore della bioeconomia e bioenergia, un progetto che intende incentivare in chiave sostenibile la gestione attiva dei boschi ricadenti in proprietà collettiva. Il progetto, che si chiama Gesta, segna già risvolti positivi e primi risultati, perché l'adesione all'associazione da parte di comuni, amministrazioni separate e privati è già molto buona e si basa pure sul recupero di aree abbandonate da rivitalizzare. In questo contesto è sicuramente importante focalizzare l'attenzione sulla possibilità di generare, di realizzare nell'ambito di un'economia circolare, delle filiere legno-energia a livello locale che siano in grado di dare il giusto valore a questa biomassa, allo stato attuale appunto diciamo abbandonata, per la produzione di calore che va a beneficio delle piccole comunità locali attraverso impianti di piccola dimensione che possono riscaldare edifici pubblici o privati o interi piccoli nuclei abitativi con il teleriscaldamento. È una filiera facilmente realizzabile, di costo estremamente conveniente e che avrebbe anche il vantaggio di favorire il mantenimento delle popolazioni locali sul posto. Sull'Aquila ci sono state già molte adesioni, l'idea è di generare una filiera legno-energia a livello locale. Oltre che a piantare nuovi alberi, occorre gestire correttamente i tanti boschi che ad esempio in Italia coprono un terzo del nostro paese, cioè noi abbiamo 11 milioni di ettari di boschi da valorizzare e in questa ottica occorre attivare dei programmi, delle strategie che siano realistici e abbiano tutte le caratteristiche di sostenibilità economica, sociale ed ambientale che sono un elemento centrale per orientare l'impegno di tutti noi cittadini negli anni a venire.